ci troviamo a Governador Gregores, leggermente più a nord di Tres Lagos. In questa struttura abbiamo il parcheggio per la moto e in fondo c'è il nostro appartamentino. Ora vi ci porto al volo. Divano, tavola pranzo enorme, cucina, ma addirittura lavatrice. Ho finito di montare un video ora. In fondo c'è il bagno. E questa è la nostra camera con due letti, una castella e uno più basso. Quattro posti letto, struttura fantastica, 30 euro l'abbiamo pagata. I titolari sono di una gentilezza disarmante, tant'è che questa mattina il proprietario mi ha portato l'idropulitrice per lavare la moto. Ora però passiamo alle cose serie, perché sapete benissimo, l'avete visto nei video precedenti, che abbiamo fatto una scivolata sul ripio bruttissimo, complice il vento laterale. Hola! Complice il vento laterale, complice che sapete quando su una cosa ci prendi mano, poi ci prendi anche gusto. E secondo me ho un po' esagerato. Su queste strade con una moto così carica non si può viaggiare sopra ai 35-40 km orari, perché poi se ti capita per colpa appunto di una raffica di vento andare con la gomma davanti sopra il brecciolino, è dura, è durissimo riprendere la moto. Quindi l'unica cosa che ho capito, e per questo devo ancora imparare molto, anche se attualmente avremmo fatto anche 500-600 km sul ripio, ma ripeto, devo ancora imparare molto, bisogna andare piano. Piano significa 25-30 km orari, perché se arriva la raffica di vento in qualche maniera forse potresti riuscire a tenere la moto, ma soprattutto se cadi fai meno danni alla moto e soprattutto fai meno danni a te stesso. Detto questo, andiamo a controllare i danni alla Tenerona, perché la nostra caduta è stata una semplice caduta, nel senso che saremmo andati intorno ai 55 km orari, ma appunto per colpa del ripio bruttissimo c'erano dei massi enormi affogati sul terreno, la moto è scivolata sul fianco sinistro, con i massi che uscivano dalla strada la moto si è piantata, si è rovesciata dall'altra parte, complice della velocità troppo elevata, si è piantata nuovamente e si è messa per 3 secondi sottosopra. Sottosopra significa con le gomme che guardavano in alto. Nell'immediato, visto il contesto, vista la situazione, visto il vento, il fatto che non passava nessuno, abbiamo cercato di riparare la moto con sistemi di fortuna, nel senso che non ci ho dedicato molto tempo, l'importante era appunto superare il tratto di ripio e arrivare in struttura, anche se da lì avevamo ancora 120 km di ripio da fare in quelle condizioni, ma su questo ci torneremo. Ora andiamo a vedere insieme le condizioni della Tenerona. Queste sacche che vedete agganciate al paramotore le ho messe perché, oltre ovviamente a non occuparmi spazio in altri bagagli, all'interno c'è qualcosa di morbido, qualcosa di comprimibile. Nel caso specifico qua, lato destro, troviamo due cuscini in memory per quando dormiamo in tenda. Dall'altra parte invece, lato sinistro, tengo il telo coprimoto. Questo fa sì che in caso di caduta questi cuscini tra virgolette servono appunto per diminuirne l'impatto. Quindi la moto, quando è scivolata sul lato sinistro, si è appoggiata sulla borsa ancorata al paramotore e sulla valigia laterale, ma come dicevo, con un ripio del genere, con dei sassi che sporgono, la moto si è subito piantata rovesciandosi dall'altra parte. Complice una velocità troppo elevata, parliamo di 10-15 km in più magari, però sono bastati per far capovolgere la moto, e quindi vedere la moto capovolta appoggiata nella zona del cupolino, nella zona degli specchietti e nella borsa posteriore. Ho visto infatti il cupolino muoversi in tutte le direzioni. L'unica cosa che sono riuscito a fare è utilizzare del nastro americano per bloccare il cupolino in maniera di arrivare in struttura. Questo è stato l'intervento nell'immediato, quindi far passare il nastro americano e ancorarlo ai flettori laterali, al tempo stesso utilizzare sempre il nastro americano, ancorarlo alla mia customizzazione e sotto al cruscotto. In questa maniera era abbastanza bloccato. Dopo questo super pippone andiamo a vedere i danni. Il cupolino si sostiene con due staffe in plastica, una a sinistra e una a destra. Io ho messo come accessorio questo supporto in ferro che serve per alzare il cupolino e per dargli un orientamento. L'alza cupolino si è completamente deformato, se guardate appunto il cupolino si trova in questa posizione, facendo piegare anche la customizzazione che ho fatto io per tenere il supporto del navigatore. Altra zona di impatto molto violenta ovviamente è stata quella delle valigie. Per quanto riguarda la valigia di sinistra, lato scarico, ha avuto una leggera deformazione nella zona di attacco ed infatti la valigia stessa
è volata via nella caduta. I supporti non hanno fatto una piega nonostante il peso, mentre la valigia di destra, questa qua, ha subito la deformazione maggiore, ma comunque è rimasta ancorata ai telaietti della moto. Valigie sganciate, ho tolto le taniche, ho tolto le borse agganciate, gli ho dato una piccola lavata, ve le mostro ora prima di portarle da una ferramenta qua vicino, perché dal mio punto di vista dovremmo riuscire a sistemarle. Questa è quella scaricata, non ha subito grandi acciacchi, l'unico problema è che se guardate la linguetta si è piegata, questa deve essere perpendicolare alla serratura. La cosa figa di queste valigie è che svitando queste viti la valigia rimane pulita da tutti i sistemi di ancoraggio, quindi possiamo intervenire sui sistemi di ancoraggio, sistemarli e riagganciarli. Quindi al ragazzo dico di svitare queste due viti e di lavorare solo sulla serratura. Per la valigia di destra il problema è un po' più importante, perché ha preso un colpo impressionante. Cioè ragazzi, queste valigie sono spettacolari. Ricordo che la moto con i bagagli raggiunge circa 400 kg, tutto il peso aggravato sulla valigia. Anche qua faccio sganciare i sistemi di ancoraggio, cerco con qualche martellata all'interno di riportarla a dima, perché la deformazione è stata importante, che si chiude con fatica. Vedete anche il sistema di ancoraggio, forse si vede meglio da qua, si è un po' bombato. Ma ripeto, se svitiamo tutte le viti, li mettiamo su una superficie piana, la riportiamo in piano. Ci proviamo ragazzi. Ora però, grazie alla disponibilità dei padroni di casa che mi hanno portato una idropulitrice per lavare la moto, laviamo la tenerona bene bene e cerchiamo in qualche maniera di dedicare più tempo ai supporti del cupolino, togliendo l'alza cupolino deformato e riportando la moto nella condizione in cui l'avevo acquistata, nella condizione originale. Poi con il tempo magari andremo a sostituire il pezzo rotto che tiene appunto il cupolino stesso. Intanto che smonto tutto vi aggiorno, guardate le alette dell'alza cupolino come si sono deformate, guardate questa, guardate l'altra, questa e questa, praticamente il cupolino ha questa direzione. Ora svitiamo questi pomelli e togliamo le alette. Tutti i pomelli svitati, alette tolte, ora andiamo a svitare queste viti a croce, perché l'alza cupolino si ancora sul supporto in plastica originale Yamaha che si è spezzato. Questo. Togliamo l'alza cupolino. Ecco il danno. Queste aste che sorreggono il cupolino sono spezzate. Questo praticamente è l'unico danno, oltre all'alza cupolino, che però si è deformato. A grandi linee questo possiamo anche recuperarlo. Ora quello che voglio fare io è cercare in qualche maniera di incollare queste aste nella giusta posizione, mettere il nastro americano e ancorare il cupolino in maniera totalmente originale, come la moto è stata progettata. Quindi ancorare il cupolino su queste aste qua. Tolgo l'alza cupolino e ora svito anche queste viti che tengono il caricatore del Garmin, e anche la mia customizzazione bisogna addrizzarla, anche perché la posizione è perfetta, dobbiamo in qualche maniera saldarla, ovviamente con gli attrezzi che abbiamo. Qua è partito anche un pezzettino, ovviamente idem per questa, quindi metteremo tutta colla qua del nastro americano e il cupolino si ancorerà qua. Per assurdo, per percorrere queste strade questa è la soluzione migliore, perché l'alza cupolino con il navigatore ancorato hanno un peso importante che gravano appunto su queste aste. Quando facevamo lo sterrato e tutti gli ondulè, se ci avete fatto caso, vibrava tutto in questa maniera, quindi nella maniera originale per affrontare sterrati è la soluzione ottimale, perché noi vogliamo sempre guardare il bicchiere mezzo pieno. Ho smontato de todo, ora senza che stacco il caricatore del Montana ho pensato di inserirlo all'interno, cercherò in qualche maniera di saldare l'aletta in questa maniera, cercherò di saldare l'altra aletta in questa maniera e in ultimo rimettere
il coperchio in questa maniera. Vediamo cosa ne viene fuori. Lavoro completato a notte fonda, scusate per la bassa qualità, abbiamo messo una colla particolare, ho rimesso anche il deflettore sopra così l'attacco del Garmin rimane coperto. Ora completiamo il lavoro, cupolino e deflettori. Alla fine il lavoro dal fabbro l'ho fatto io perché non aveva tempo per trapacar. Poi vi faccio vedere tutto con calma, ma sono tornate, non dico come nuove, ma quasi ci siamo. Vanno più che bene. Lavoro terminato, sono soddisfattissimo per quello che si poteva fare ovviamente. Questi sono segni di guerra, però per il resto la moto è tornata come se fosse originale. In questa maniera il cupolino tiene tantissimo, anche sugli steratoni dovrebbe vibrare molto meno. Ora è da vedere se la colla terrà o meno. Sono stracotto, è tardissimo, devo sistemare l'attrezzatura, devo sistemare un po' le valigie dietro. Ora vado a far cena, poi nanna, domani si riparte e testiamo tutto. Ho anche riprogrammato il contamarce, quindi quando vedete numero 6 vado in sesta e non in quarta. Ciao ragazzi! Attrezzi a lavoro e intanto la cosinera. Qua. Cosinera, cosinato, insieme. Però Maya ora ha sentito l'odore. Maya, hai fame? Eh? Hai fame? Sempre vicino viene. Dai, dopo ti diamo qualcosina. Alla brava. Ciao ragazzi, scusate l'ingresso a gamba tesa da Francesco e Futuro perché il video che state vedendo l'ho girato 3 o 4 giorni dopo il fattaccio, mentre oggi siamo sabato 8 aprile. Ho voluto fare questo ingresso perché montando il video mi sono accorto che la qualità del video, ma soprattutto alcuni dettagli che vi volevo mostrare e condividere, non ci sono. Quindi senza perderci troppo in chiacchiere, tornando alle valigie, vi avevo detto che le avevo portate al fabbro, ma il giorno dopo, quando sono tornato a riprenderle, il fabbro mi ha detto che per troppo lavoro non ci aveva potuto mettere mano, quindi armato di pazienza, con un braccio dolorante ma soprattutto un fianco dolorante, ho fatto questo. Ho sfittato tutte queste viti che vedete all'interno per togliere gli agganci. Poi potete vederlo anche da questi segni, con una mazzetta da 8 kg ho martellato tutta la valigia. Una cosa molto interessante di queste valigie è che il fondo, come il coperchio, è ricavato con una tecnica chiamata imbutitura. Infatti in questa zona non vedete punti di disgiunzione o saldature. La valigia si è acciaccata tantissimo, ma martellandola è tornata in posizione. Altra cosa molto interessante è che il fondo si incassa nel corpo la valigia, quindi mettendo un po' di silicone non entra acqua. Per sicurezza ho fatto un giro di silicone anche nella parte esterna. Questa qua. Questa è la situazione attuale della valigia nella zona dove ha preso il colpo maggiore. Nella parte posteriore, dove qua si era allargata molto, è tornata praticamente quasi come l'originale. Per quanto riguarda la valigia lato scarico, abbiamo lavorato solo sulla serratura e se guardate ora la valigia si appoggia sui gommini come quando erano nuovi. Questi sono i segni di guerra rimasti causati appunto dai sassi enormi. Ora la valigia chiude abbastanza bene, devo lavorare meglio nella zona interna qua e qua, ma ho controllato. Da quel giorno abbiamo fatto circa 2000 km, abbiamo preso tantissima acqua e sembra tenere tutto il peso, ma soprattutto tenere l'acqua. Spostandoci nella parte anteriore vi ho detto che qua ci sono dei cuscini, questi cuscini hanno salvato praticamente tutto il fianco della moto, vi mostro un dettaglio. Si appoggiano su questa griglia metallica e la griglia, come potete vedere, si è bombata, ma anche qua, come già mi è successo, smontando i supporti con un po' di martellate si riesce a riaddrizzare la griglia stessa. Altro piccolo danno sul fianco destro nella parte in carbonio, vedete questo punto, ci sono delle crepe perché sicuramente un sasso molto sporgente ha battuto proprio qua, ma comunque sembra tenere benissimo. Nella parte bassa non ci sono stati danni e ora passiamo nella parte più sfortunata, ovvero la parte alta, la zona del cupolino, perché la moto rovesciandosi ovviamente si è appoggiata sugli specchietti e sul supporto del cupolino. Specchietto destro graffiato e piegato nella zona di ancoraggio e rotto. Supporto della GoPro leggermente ammaccato e una piccola ammaccatura nella pompa del freno anteriore, qua e qua.
passando alla parte destra, specchietto graffiato, ma nel caso specifico rimasto intatto e anche qua non si è piegato. Graffiato anche il supporto della GoPro. La fortuna ha voluto che in quel momento non avevo agganciata la GoPro, altrimenti penso che non se l'avrebbe passata molto bene. La zona centrale del manubrio non è stata interessata da nulla, anche il cellulare stesso che utilizzo come navigatore, perché c'era la borsa da serbatoio molto alta. Mentre il danno più grande, questi due supporti che vedete in plastica si sono spezzati come vi ho fatto vedere. Io non ho fatto altro che aggiungere quella pasta grigia che vedete e del nastro americano. Quella pasta grigia è un bicomponente durissimo e sembra che dopo 2000 km ancora regga. Come potete vedere, ho tolto l'alzacupoleno, ho tolto il navigatore e ho riportato la moto nella configurazione originale. Il cupolino non si è rotto, ma troviamo questi segni di guerra anche qua, leggermente anche sui supporti. Qua invece nulla. Per il resto, ragazzi, la Tenerone è partita al primo colpo, come avete visto. Sono stati momenti un po' particolari, perché le immagini che avete visto della Tenerone sottosopra io le ho viste in diretta mentre scivolavo. Considerate che avevo la GoPro attaccata sulla mentoniera, quindi mentre scivolavo saremmo andati intorno ai 20-30 all'ora, perché la moto prima è scivolata a sinistra, poi ci ha praticamente ribaltato, catapultato a destra, quindi una scivolata di 25-30 km/h, però con un fondo bruttissimo, perché c'erano delle pietre enormi. Comunque l'algoritmo all'interno del cervello funzionava benissimo anche durante la caduta, e già pensavo ai possibili danni vedendo la moto sotto sopra, soprattutto a supporto il cupolino, eccetera eccetera. Nell'immediato avevo la certezza di non essermi fatto male, ma soprattutto che Sara non si fosse fatta male. Mi sono rialzato come una gazzella, appunto per cercare di sistemare, anche perché capite un attimo il contesto, eravamo soli e la moto era la nostra salvezza. Abbiamo dei sistemi per poter comunicare e chiedere l'SOS, però si cerca sempre di risolvere il problema da soli. Non ci eravamo fatti male, quindi armati di pazienza abbiamo tirato sulla moto, abbiamo visto un po' i danni, abbiamo visto come poter sistemare le cose con gli attrezzi che ci siamo portati da casa, e in qualche maniera fortunatamente ne siamo venuti fuori. Come già detto, la colpa è totalmente la mia, devo ancora imparare molto. Ho letto tantissimi messaggi e su un messaggio forse c'è stata anche una importante verità. Mi ha scritto: Francesco, vado in moto da circa 50 anni, ho fatto molto enduro e quando giri lo sguardo non te ne accorgi, ma la moto ti segue. In quel contesto c'era molto vento. Sicuramente io mi sono leggermente distratto girando lo sguardo, perché se guardate il video nel dettaglio guardavo sulla destra, la moto si è spostata di 3 cm. Io in primis avevo tanta sicurezza di me stesso, perché ripeto, abbiamo fatto tantissimo ripio e quando ci prendi mano ti, tra virgolette, piace anche, però come in tutte le cose, quando ci prendi mano è proprio là che ti cogliona, scusate la parola, però un po' è quello che è successo. La condizione della strada era veramente disastrosa, comunque come già detto fattibile. Il problema è che noi viaggiamo con una moto che è la nostra vita. Ho letto anche che la moto deve essere meno carica al posteriore. Io ci farò un video dettagliato, ho cercato di distribuire i pesi nella maniera migliore, però considerate che noi non facciamo un viaggio classico in moto dove si inizia il percorso, si ha la meta finale, poi si torna a casa e che il viaggio dura magari un mese, 2 mesi. Noi, come sapete, stiamo provando a cambiare la nostra vita, ripeto, stiamo provando. Sicuramente la moto non è il migliore mezzo per fare questo cambio di vita, soprattutto una moto per 2 persone, il massimo sarebbe stato 2 moto e 2 persone, ma nel nostro caso Sara non ci pensa minimamente a prendere la sua di moto, a prendere la patente, quindi guidare una moto. Prima di fare questo cambio di vita l'abbiamo anche valutato un mezzo a 4 ruote, ma qui ci voglio fare un video pippone dettagliato, perché senza ipocrisia costano tantissimo, bisogna avere un budget enorme da parte per intraprendere appunto questo cambiamento. Ma ripeto, video pippone dettagliato. Nel momento esatto della caduta l'unica cosa che volevo fare era riavvolgere il tempo. Non ho detto imprecazioni perché me l'ho presa solo con me stesso, perché come già detto l'errore è tutto mio e fa molto male, ma non si può tornare indietro nel tempo. L'unica cosa che possiamo fare con ottimismo guardare avanti e cercare in qualche maniera di risolvere il problema. Alternative non le abbiamo. Però lo dirò fino all'infinito, la cosa veramente importante è che non ci siamo fatti male e soprattutto che Sara non si è fatta male. Ora, senza che ve la porto tanto per le lunghe, vi ringrazio veramente di cuore per i tantissimi commenti ricevuti, per tutto il supporto
supporto anche con il link PayPal in descrizione, ringrazio anche la Tenerona. Ho voluto fare questo ingresso a gamba tesa nel futuro proprio per ringraziarvi in diretta. Più a nord ci fermeremo più a lungo, perché voglio cercare di mettermi in pari con il lavoro, nel senso quello che stiamo vivendo con i video. È vecchietta, ma nonostante tutto ancora tiene botta. Per la Tenerona questo cambio di vita è devastante, non tanto per la caduta, ma perché le strade sono quelle che sono, il clima è quello che è, la moto spesso e volentieri la notte dorme fuori, tutti i comfort che aveva in Italia purtroppo qua non li ha più. Altro argomento molto interessante, il tagliando per la moto. Fare un tagliando qua in Sud America è veramente complicato, come reperire le gomme, ma ci torneremo con dei super pipponi. Grazie ancora. Anche da parte la Tenerona. Altra cosa molto interessante, vi parleremo anche delle strutture, di quanto costano, ma soprattutto di quanto costa questo cambio di vita a queste latitudini. Piccolo esempio, la nostra casina. Piccolina, camera da letto, bagno, open space, ma buon wifi e soprattutto una postazione da lavoro per appunto montare video. In questo momento, quindi nella bassa temporada, bassa stagione, l'abbiamo pagata 23 euro a notte. Quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, perché cambiamo la vita tutti insieme, o perlomeno ci proviamo come stiamo facendo noi. Ma ora andiamo un attimo da Sara. Eccola Sara, sta in formissima. Stavo ultimando gli studi della giornata. È passato un po' di tempo, come ho già scritto in qualche messaggio che ci è arrivato, e gli acciacchi sono rientrati e stiamo bene, più consapevoli e più forti di prima. Da questi due scemi barra folli, tanti auguri di buona Pasqua, perché prevedo di pubblicare il video domani sera proprio nel giorno di Pasqua. In ciao gamba, ragazzi, in gamba.